Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video. Allora ragazze, in questo video vi farò vedere un haul di abbigliamento che ho appena acquistato perché sono appena tornata dall'outlet di Serravalle e ho comprato un paio di cosine da Piazza Italia, poi dal negozio della Gallo e poi ovviamente dal negozio della Lindt, perché tappa fissa per noi è il negozio della Lindt. Ma veniamo subito ai primi acquisti che ho fatto da Piazza Italia. Allora, sapete che questo è un brand molto low cost, in cui però si possono trovare anche delle cose sfiziose a volte. Dico la verità, si trovano in particolar modo proprio all'outlet di Serravalle, nel negozio di Piazza Italia, piuttosto che qui a Genova da noi, alla Fiumara, dove veramente non si trovano veramente delle cose carine. Ora io vi faccio vedere, questo è il sacchettone di Piazza Italia. Allora, prima di tutto ho comprato, mi è caduto l'occhio sulla chemisier, sul vestito chemisier, che sapete va molto quest'anno, ma diciamo che è sempre andato in realtà. E adesso ve lo faccio vedere sul fondo bianco. Eccomi qua. Allora, è un chemisier, qui ha anche il bottoncino che può, diciamo, ritirare un po' la manica. Adesso vabbè, non riesco a... però vabbè, credeteci sulla fiducia. Allora, in pratica è di velo, dai lati ha questi spacchetti, molto carino. Vi faccio vedere anche la parte sopra, ovviamente è proprio chemisier, vuol dire proprio camicia, quindi vestito camicia con le due taschine, molto carino secondo me, mi è subito piaciuto. Allora, il prezzo eccezionale, ce n'erano questo verde militare che è bellissimo secondo me, perché comunque soprattutto d'estate lo si sfrutta parecchio, è un colore che sta un po' con tutto, però c'era blu scuro, nero e anche bianco. Mi sono un po' pentita di non averlo preso comunque anche blu, però anche diciamo, Alessandro mi ha detto vabbè, non è che adesso devi fare tutta la serie. Io sono quella delle serie, lo sapete, cioè se compro una cosa la devo avere almeno in tre colori. Comunque mi sembrava molto interessante sia il prezzo. Poi ho preso un paio di scarpe tipo All Star, carinissime, perché hanno il pizzo, vedete? Blu con i fiorellini, col pizzo, numero 38, queste le ho pagate 19,95. Ovviamente ho speso di più che da Primark, però sono troppo carine secondo me, sbarazzine e poi primaverili, sempre si arriverà la primavera. Poi ho preso un paio di jeans che in realtà sono chiamati jeans, ma come è quel jeans ovviamente molto molto sottile, primaverile, estivo direi. Adesso vi faccio vedere meglio nella gruccia, secondo me si vede meglio. Allora, visti così praticamente non dicono nulla di nulla, ma sono quei jeans che praticamente sotto rimangono più stretti, vedete, vengono di più stretti, sopra rimangono un po' più larghi, un po' più jeans, un po' più morbidi, sportivi diciamo. Io ho preso come età, anche questi li ho pagati 14,95 €, poi qui sopra hanno tipo delle pants, non so se si vedono, no, direi che non si vedono, adesso li metto. Allora, in pratica qui hanno tipo delle piccole pants che fanno quella
quella sensazione un po' di jeans un po' mollo dietro, un po' molletto. Sono spiegata. Comunque ragazzi, io ho preso una 44, sono leggerissimi, veramente comodi, e anche come lunghezza ci siamo, perché poi sotto rimangono stretti come piacciono a me, un po' intubati. E diciamo che comunque una 44 e li ho pagati 14,95 euro, cioè secondo me è un bel prezzo, anche perché cercavo appunto dei jeans un po' più aperti, un po' più non troppo rigidi. Ma vediamo al pezzo forte della giornata. Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento, scusate che mi allungo, che devo prendere, ecco. Allora, scusate, sono andata poi nel negozio della Gallo, che c'è a Serravalle. Non compriamo tantissimo dalla Gallo, anzi quasi mai, però siccome compriamo di mio papà lunedì, gli ho regalato un bel paio di calze della Gallo. Mi piace tantissimo anche la confezione, molto carina. Vi faccio vedere semplicemente, è una calza semplicissima con le righe tipiche di Gallo, che utilizza Gallo. Però sono colori come il verdone, il blu, il grigio, il bordeaux, colori un po' più adatti diciamo all'età di mio papà. Poi c'erano ovviamente delle cose molto molto più moderne, però secondo me per un uomo di questa età sicuramente sono l'ideale. Poi noi, quando andiamo all'outlet, andiamo sempre a fare una capatina alla Lindt, perché mio figlio prende in genere il gelato, che è buonissimo, e mio marito prende quei caffè insomma molto molto ripieni con della roba dentro, pistacchio eccetera, buonissimo. E già che siamo lì facciamo degli assaggini, poi però ci portiamo anche a casa qualcosa, perché sennò non sarebbe da noi. Allora, siccome l'avevamo già assaggiata in montagna a Sestriere, l'abbiamo ricomprata. Ragazze, è una cosa, una goduria pazzesca. Allora, eccola, Lindt è del marzipan, cioè vuol dire che all'interno c'è il marzapane. È buonissima. Allora, questa l'abbiamo pagata tipo 4,49 euro. Terremoto. 4,49 euro, ed è questa linea qua, che io non la so pronunciare, però dentro c'è il marzapane, troppo buono. Poi questi mi erano rimasti qua a Sestriere, ho detto li devo comprare assolutamente, perché poi avevamo comprato cioccolato e pistacchio, ma quando ho visto questi non potevo dire di no. Guardate un pochino, Lindt al macaron, macaron ovviamente gusto fragola. Allora, io non amo particolarmente la cioccolata ripiena di varie cose, però io riconosco che questi tipi di cioccolata, soprattutto con il marchio Lindt, trovo che siano veramente il top. Quindi io adesso me la vado a mangiare, me la vado a assaggiare, e niente ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete un like, aiutatemi il mio canale a crescere e iscrivetevi in tantissimi. Ciao ragazze, un bacio! Muah!